Per il decimo anno consecutivo, ottobre è stato ancora una volta designato dall'Ordine degli Psicologi di Puglia come il mese del benessere psicologico. Un evento che è nato nel 2011 come settimana del benessere, ma visto il grande successo che ci fu, si passò già dall'edizione successiva ad una formula temporale più ampia. Il mese del benessere psicologico è un'iniziativa volta a diffondere la cultura del benessere. Non a caso l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza al concetto di benessere passa attraverso l'organizzazione di attività di consulenza e di promozione della professionalità dello psicologo, vista come figura che previene l'emergere del disagio della malattia e promuove il benessere favorendo lo scambio relazionale sano e sostenendo le persone durante le fasi di maggiore criticità. Il mese del benessere psicologico è un mese in cui l'Ordine degli Psicologi vuole diffondere la cultura del benessere intesa appunto come promozione delle potenzialità delle persone, non solo come cioè la psicologia appunto come riduzione del stress oppure della malattia. Fra l'altro negli ultimi anni la legge ha appunto riconosciuto le prestazioni psicologiche proprio all'interno dei LEA, cioè dei livelli essenziali appunto dell'assistenza appunto della salute. Non ci dimentichiamo che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo stato di salute non è la totale assenza di malattia, ma anche un benessere a 360 gradi, cioè uno stato di equilibrio mentale, corporeo e anche sociale. Quindi il diritto al benessere è un diritto assoluto di cui assolutamente devono usufruirne tutti i cittadini e noi siamo qui oggi per promuoverlo. L'ultimo sabato di ottobre l'evento si è tenuto al centro commerciale Mongolfiera di Molfetta, ma questa volta i diretti interessati erano i ragazzi, o meglio il diritto all'infanzia che viene così tanto violata sotto molteplici aspetti. Oggi siamo qui al centro commerciale perché fra i diritti c'è il diritto all'infanzia e ci sono 150 ragazzi che stanno interagendo in questo momento. Si sta toccando il tema dei social, del virtuale, e quello che vogliamo diffondere come messaggio, l'importanza delle relazioni, dello stare insieme, non nella rete, ma fra le persone. Ci siamo dunque fatti spiegare più da vicino in che cosa consiste il lavoro di affiancamento al mondo dell'infanzia e dei ragazzi, non soltanto attraverso il supporto psicologico, ma anche attraverso la presenza fissa di un esperto. 10 anni sicuramente trascorsi con esiti positivi, ogni anno è aumentata la partecipazione dei colleghi psicologi che hanno aderito a questa iniziativa e organizzando eventi, workshop e dando la disponibilità con l'apertura degli studi per una prima consulenza gratuita. Ogni anno però abbiamo toccato un tema a livello nazionale che si interseca un po' con la celebrazione nazionale della psicologia che si tiene il 10 ottobre. Quest'anno psicologia e diritti universali. E fra i vari diritti che abbiamo individuato come ordine c'è il diritto all'assistenza psicologica che è stata sancita con l'approvazione dei nuovi LEA nel 2017. Dal punto di vista dell'Ordine degli Psicologi noi ci stiamo impegnando molto nel promuovere e diffondere questa campagna appunto di comunicazione inerente il benessere psicologico, proprio perché vogliamo dare forza e ancora più visibilità al fatto che la psicologia è una professione che promuove il benessere, non soltanto cura la patologia quando si sviluppa. Quindi intervenire anche dal punto di vista preventivo ci aiuta moltissimo e la comunicazione è un supporto fondamentale, sia tradizionale, quindi a mezzo stampa, ma soprattutto oggi a mezzo social e grazie anche alla creazione di eventi e di interazioni reali come quella di oggi.